Vi è una frase di San Giovanni Climaco nella sua opera La Scala del Paradiso che dice questo e ci mette in guardia da un pericolo viscido e delle volte che ti illude, che è appunto il demone della vanagloria. Ma sentiamo cosa dice Giovanni Climaco. Il demone della vanagloria prova una gioia particolare quando vede il moltiplicarsi delle virtù. Come la formica aspetta il tempo del raccolto quando il grano è maturo, così la vanagloria non vede l'ora di radunare tutte le nostre ricchezze spirituali. Eh sì, l'illusione sta proprio in questo. Noi pensiamo, come abbiamo detto, ma vale la pena ripetere oggi, anche grazie a questa illuminazione che ci viene dagli scritti di Giovanni Climaco, noi pensiamo che ascendere alla santità sia possibile con i nostri mezzi, con la nostra forza d'animo, con la nostra volontà, con le positività che abbiamo dentro, con le virtù che abbiamo. No, perché lì poi arriva l'orgoglio spirituale, arriva la vanagloria, che, come ha detto Climaco, lei, questa vanagloria, è contenta di quando noi, ecco, moltiplichiamo le nostre virtù, perché lì ci deve attaccare, ci deve appunto attaccare nel farci illudere e credere che questo acquistare le virtù nella mia vita sia merito mio, sia merito delle mie capacità. No. La santità è dono di Dio, non è capacità dell'uomo. L'uomo deve solo accogliere, ma deve accogliere appunto svuotandosi, scendere all'interno di sé stesso. D'altronde, perché Gesù è sceso, oltre che, come abbiamo visto con Charles de Foucault, si è fatto uomo, si è fatto bambino, è salito sulla croce, eccetera, è sceso agli inferi. È sceso agli inferi, nelle profondità degli inferi, per dirci appunto che la vanagloria è uno dei virus che ci illudono e ci fanno credere santi, ma della nostra santità fasulla. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.